in questo clima d'odio, in questo clima orrendo che sta creando questo governo, questa spiazza è una boccata d'ossigeno enorme. È bellissimo che siamo scesi da tutta Italia, nonostante i fermi di tutti i pullman che sono stati perquisiti, che sono stati fermati, neanche fossimo in guerra. Nonostante questo, migliaia e migliaia di persone sono riuscite a scendere in piazza oggi per dire al caro ministro che anche noi vogliamo una sicurezza, sì, vogliamo la sicurezza di poter campare in maniera decente, vogliamo la sicurezza di un lavoro garantito a tutti e tutti, vogliamo la sicurezza di poter dormire con un tetto sopra la testa e non venire sgomberati subito, vogliamo la sicurezza di una sanità garantita a tutte le persone e non che si possa morire nei territori dei nostri ospedali. Vogliamo la sicurezza reale, vogliamo non dover morire perché piove, perché questo paese si muore perché piove, in questo paese a causa dell'abusivismo, a causa dei condoni, a causa dei ennesimi condoni che sono stati portati avanti da questo governo, si muore per la pioggia. Noi abbiamo un'arma più forte del ministro Salvini, abbiamo l'arma del noi, abbiamo l'arma della collettività, abbiamo l'arma di poter dire che su ogni territorio portiamo avanti un lavoro costante di solidarietà, di mutualismo, di creazione di potere popolare in ogni quartiere. Solo attraverso noi, solo attraverso la collettività possiamo rispondere. Le prossime date sono chiare, il 25 novembre, tutti e tutti in piazza con la Rua di Meno, contro la violenza di genere. E il 15 dicembre, l'ennesima volta in piazza, contro il decreto Salvini e contro questo governo. Ritiriamo a potere popolare dei territori, riprendiamoci tutto quello che è nostro. Oggi anche le realtà sportive, popolari e indipendenti di questo paese sono scese in piazza. La piattaforma We Want to Play torna in campo. Un anno fa eravamo riusciti a vincere, a far cambiare i regolamenti della FIGC e non permettevano ai ragazzi migranti di potersi tesserare nei campionati federali. Il decreto Salvini adesso ci fa fare un grandissimo passo indietro. Non permette nuovamente questi ragazzi di poter giocare a calcio, di poter giocare in qualunque sport. E lo sport è un linguaggio per antonomasia universale. E quindi da nord a sud, oggi da Padova, Milano, Caserta, siamo scesi in piazza per dire che tutti e tutte hanno il diritto di giocare, che tutte e tutti, le differenze non sono importanti. E allora la campagna We Want to Play torna in campo, e torna in campo con tutta la forza che ha messo in campo fino a un anno fa. Allora stiamo per entrare nella piazza, nella nostra piazza, stiamo per tornare a casa, a San Giovanni in Laterano, il luogo dove ci vediamo quando siamo tanti davvero. E oggi non siamo tanti, siamo di più, siamo tantissimi, siamo indivisibili e siamo anche incontabili. Non è possibile dare un conteggio esatto di quanti davvero siamo oggi. E non è possibile dare un conteggio esatto, fare la contabilità delle modalità di lotta e di cooperazione che oggi abbiamo raggruppato insieme qua a Roma. Oggi Roma è la capitale dell'umanità, oggi Roma è la capitale della solidarietà, oggi Roma è un punto di riferimento per tutte e per tutti coloro che lottano e che sono disponibili a lottare contro il governo, contro Salvini, contro Pillon, contro il razzismo e contro il sessismo. Credo che il più grande applauso ce lo facciamo qua in piazza. Credo che la dichiarazione
che abbiamo dato oggi a tutti coloro che ci guardano, che comincia dal governo, che passa per le amministrazioni territoriali e cittadine, ma che arriva anche a coloro che sempre stanno alla finestra e non c'è mai una volta in cui provano a sporcarsi le mani, a metterci la faccia e a dire che questo mondo è da cambiare. A tutti questi oggi abbiamo dato una risposta che si ricorderanno per sempre. Questa piazza, questo corteo sono un passo a cui ne seguono tantissimi, che ciascuno fa ogni giorno della propria realtà. E allora, mentre ci muoviamo rapidamente con il camion per agevolare l'ingresso in piazza, mentre ci spostiamo tutte e tutti avanti con gli striscioni, siamo tutti antirassisti! Yeah!
appena arrivati a Piazza San Giovanni, la fine del corteo, e come vedete questa è solo la testa, ma davvero c'è una marea di persone che adesso sfileranno qua a Piazza San Giovanni, la riempiranno, ci sarà una serie di interventi, insomma, dal camion, e finiamo qua tutti insieme questa manifestazione, ovviamente dicendo che è appena l'inizio, insomma, di questa mobilitazione antirazzista. Più di 100.000 persone in piazza oggi, lo stanno appena annunciando dal camion. Thank you.